Che succede, Miriam? Miriam. Ho incontrato la medium. Siamo state nelle catacombe. L'abbiamo sentito piangere, Walter, tutte e due. Ma non capisci che quella donna sta sfruttando il tuo dolore e che presto si presenterà con un conto da pagare? Ma allora perché proprio le catacombe di Sant'Elena? Lei come faceva a sapere quello che è successo lì? È una coincidenza strana. Però ti prego, Miriam. Lo so, è dura, forse sarà impossibile da superare. Angelo non c'è più. Ti porto via da qui, lontano da questa città. Ci riproviamo io e te come prima. Io sento che mio figlio non è morto. Mia madre certe cose le sa. Raccontami del parto. Walter e la sua famiglia volevano far nascere mio figlio in casa. Tutti loro sono nati in casa. E per il bene del bambino, dicevano. Invece. E come ti spieghi queste tue certezze, Miriam? In questi mesi non ho provato solo dolore, ma la sensazione di disgusto. Come se Walter e la sua famiglia mi avessero mentito. E per quale motivo? Perché io vengo da una famiglia semplice. E Walter avrebbe sottratto il suo stesso figlio. Non ti sembra assurdo? Sì, sì, forse. Però magari quel pianto... magari era un richiamo, qualcosa con cui Sonia si è messa in contatto.